Stamattina di nuovo a San Giovanni, ragazzi, volevo riprovarci in questo spot perché è stupendo. L'altro giorno è uscito un bel sarago. Dai ragazzi, c'è un bel maretto proprio, un'onda lunga, guardate che spettacolo. Dai ragazzi, stamattina in cerca di saraghi, ma potrebbe uscire anche qualche bella articoletta perché il mare è abbastanza mosso. Dai, io monto il tutto e vi faccio vedere tra poco. Allora ragazzi, il primo innesco è quasi pronto, dell'arenicola stupenda, bellissima, e sulla prima canna abbiamo fatto tomba a palla scorrevole, salvanodo e brillatura, semplice, veloce, e in questo caso mi dà più forza, mi dà maggiore forza, perché avendo degli scogli qua sotto, molto probabilmente quando arriva il pesce, se arriva il pesce, cercherà di intanarsi. E con questa montatura, ragazzi, qui risulta ad essere un po' più efficace, perché mi sono reso conto l'altro giorno avendo il mini trave da una parte e questa montatura dall'altra. Quindi ci riprovo con questa, perché il sarago l'ho presa su questa montatura e sono fiducioso. Ragazzi, anche la seconda canna è pronta, di qua invece abbiamo fatto un innesco un po' più consistente, il cannolicchio fresco, è mattina e ci voglio provare, vediamo se passa la nostra amica orata, a tra poco raga. Ragazzi, eccoli qua, i soliti bastardi. Vedete? Eccoli qua. Ma non lo so se la stanno venendo a ritirare o a mollare. Guardate qua dove stanno. A meno di 100 metri. Vabbè, stanno andando di là, speriamo che ce l'hanno più là. Ragazzi, in poche parole me ne sono scappato da là sopra, perché come vedete sta avvenendo un tempaccio,
e lì non c'è riparo. Invece qua c'ho la macchina vicinissima, se una cosa mi vado a riparare in macchina. Poi, come avete visto, c'erano quelli là che stavano buttando le reti e mi hanno piazzato una rete proprio qui davanti, si vede la boa, ma la zoom. Eccola qui, si intravede, ragazzi. Dai, facciamo un po' di surf casting. A tra poco. Ragazzi, piccole cavatine sulla tempesta. E infatti ha stracciato tutto il morso. Ma ragazzi, guardate questa arenicola. E ancora deve salire sul lago. Non c'entra, lago lungo. Mamma mia, stupendo. Ragazzi, guardate da dentro la busta di Alice che è uscito. Un pesce bandiera. Oh, a correo, un banner. Ora lo innesco.
ragazzi, non so voi, ma a me non mi era mai capitato di vedere un pesce bandiera così piccolo e ho deciso di fare questo innesco praticamente con lui. Mi sono aiutato con un ago e adesso basta fare così ed eccolo qua. Sto pescando con le alici, adesso ci provo con questo bandiera. Wow ragazzi, cioè di male in peggio. Si sono messi i delfini a mangiare qua davanti. Alessandra è riuscita a fare il video, ma me lo faccio mandare e l'allego qui vicino. Mannaggia miseria, oggi tutto a più. Alghe di là, reti, delfini. Vediamo se riusciamo a filmare nel momento in cui saltano. Vabbè, mo aggiungo quel pezzettino che ha filmato Alessandro su questo video. Oggi è proprio meglio che smonto e me ne vado. Però mi godo un po' di sole, non fa niente. Pupille l'acqua, sono 6-7 capi, no? Stanno all'acqua, tutto qua. Eccolo, eccolo, l'hai visto, è messo, l'hai visto qua, oh, qua da... l'hai ripigliato, l'hai ripigliato. Ragazzi, come avete visto, oggi è stata una giornata veramente, cioè non lo so, di là alghe, reti, l'impossibile. Di qua si sono messi a mangiare i delfini davanti, purtroppo queste, non ci possiamo fare niente. Però ho fatto un innesco che mi è piaciuto tanto, non l'avevo mai visto fare a nessuno. L'innesco del pesce bandiera o pesce sciabola, bellissimo, mi è piaciuto. Non rimane che dire se vi è piaciuto il video, lasciate il like, iscrivetevi al canale Surf Casting nel Golfo. Al prossimo video,